dovevamo un attimo anche parlare di questo nostro concorso letterario, che ormai è alla sua quinta edizione, che è nato 5 anni fa quasi per gioco, no? Nel senso, per la passione della letteratura, dell'arte, così abbiamo deciso perché non fare un concorso letterario. Tanto comunque l'Italia è un paese di aspiranti scrittori, insomma, così poi non ci bastava l'impegno che abbiamo nel vino, ci annoiavamo, avevamo dei buchi, no? Sì, cosa facciamo? Siete inventati. E allora ci siamo inventati il concorso, che fra l'altro grazie al concorso io è nata anche la collaborazione con Diletta Lavoratorini, che è anche la progettista, oltre che seguire le comunicazioni dell'azienda, sia questa che quella che abbiamo in Sicilia, sull'Etna, che è la progettista. Siamo molto soddisfatti perché il primo anno è uscito con un tema generico, i paesaggi del vino, classico, perché comunque doveva essere legato a quella che era la nostra attività principale, di produrre vino così. Nasce poi come strumento di promozione del territorio, quindi il territorio del Montalbano, ricco di storia, ricco di tutto e non molto conosciuto, ahimè. E quindi nel nostro piccolo voleva essere un aiuto a quello che poteva essere la conoscenza di questo territorio, che appunto per noi è molto importante, dove risiede la nostra azienda. Poi negli anni ci siamo un po' anche specializzati nei temi, così siamo andati degli anni anche un po' troppo nello specifico, così con dei temi più facili, più difficili. Ogni anno abbiamo una giuria di personaggi piacevoli, competenti e anche abbastanza importante, perché il nostro presidente di giuria ormai da anni è Enrico Ghezzi, che è un critico cinematografico, e ogni anno varia un po' la giuria, vari giornalisti, artisti e così. È un concorso vero, quello che teniamo sempre a dire, e mi dicono: ma perché è un concorso vero, gli altri sono pazzi? No, ma è vero, perché ci sono invece in giro dei concorsi falsi, nel senso un concorso vero dove i giurati comunque... Noi non leggiamo i testi, li passiamo direttamente ai giurati, i giurati fanno la scelta dei testi, c'è una scelta dei primi tre, quindi il primo testo, il secondo e il terzo, fatto direttamente dalla giuria, e ci sono dei premi reali, altra cosa che è reale, in soldi, e anche in vini dell'azienda, quindi il primo e il secondo premio in soldi e l'ultimo in vini dell'azienda, che comunque è scelta del vincitore su quale vini sceglie. Diletta è la nostra progettista, quest'anno il nostro tema è Wine on the Road, sempre per legarci un po' al mondo del vino, dell'enoturismo. L'immagine sulla locandina quest'anno è di un kitsch incredibile, però voluta da noi, il nostro furgone anni 70 Ducato, che abbiamo una gomma sgonfia per la foto, con una serie di valigie che escano fuori da tutte le parti, che vuol dire appunto armiamoci, partiamo tutto per le visite verso le cantine. E Diletta può aggiungere qualcosa su varie